studenti, abbiamo gli studenti, studenti vecchio, vecchio ordinamento. Sì, molto. Che taglio diamo? Diamo un taglio pro studente o pro studente, pro studente? Siamo in maggioranza. No, vabbè, tanto. Ma no, hai già studiato? Niche. Internet of Things. Quindi vediamo un po' tutta la filiera dell'Internet of Things. Io mi chiamo Alex Curti e sono il manager di rete di Next4Things, che è una rete di impresa composta da 11 aziende interne al parco che si occupano di tutta la filiera dell'Internet of Things. Cosa vuol dire la filiera dell'Internet of Things? Partiamo dagli oggetti. Quindi qualsiasi oggetto può essere digitalizzato. Quindi che sia la scarpa, la bottiglia di vino, il calorifero, qualsiasi cosa abbiamo in mente, o macchina, che sia un fornetto per scaldare le brioche, il frigorifero, quello che vogliamo, che abbiamo in mente, piuttosto che la sega alternativa nel caso di un'azienda che produce o fa legno. Questi oggetti con i sensori a bordo parlano con il mondo. Come fanno a parlare? Attraverso o le reti che conosciamo, che siano il Wi-Fi, Ethernet, piuttosto che il 2G, il 3G, il 4G, adesso stanno studiando il 5G, che dovrebbe fare da padrone nel 2020, anzi 2022 in Italia, quindi il 5G darà dei tempi di risposta assolutamente brevissimi e una capacità di trasporto dati importante, quindi dovrebbe essere la sommatoria delle esigenze. Piuttosto che reti tipo LoRa, che sta per Low Range, che è la rete che gestisce per esempio le biciclette di Amsterdam, quindi la cosa bella di LoRa, che è una rete crowdsourcing, quindi chiunque può mettersi a casa un'antenna LoRa che raccoglie i dati dal campo, dal sensore del campo, e li manda in internet tramite la propria ADSL. Così è capitato ad Amsterdam anni fa, per cui la municipalità ha agevolato questo meccanismo e di fatto si è costruita una rete che ha coperto il territorio. E Sigfox è un'altra rete che è sempre più o meno alla stessa frequenza, raccoglie i dati dai sensori, e fate conto che dove c'è canale 5 c'è Sigfox, perché su tutte le torri di elettronica industriale da parte del gruppo Mediaset ci sono le antenne Sigfox, che in Italia si chiama Netrotter la rete, quindi copre più o meno il 97% della popolazione italiana e quindi è già bella diffusa. Sono reti dedicate alla raccolta della sensoristica del campo. Quindi i dati vengono raccolti, fate conto della quantità di sensori che mettiamo in qualsiasi oggetto. Prima appunto facevo l'esempio del... io gestisco una compagnia di trasporti, ho tutti i miei camion, quindi ogni camion ha a bordo un gateway Sigfox che parla con il mio ufficio tecnico, quindi io so esattamente dov'è, ma so esattamente anche all'interno del camion se la bottiglia di Sassicaia è stata ribaltata o è vicino a una fonte di calore. Questo come faccio a saperlo? Perché nella scatola della bottiglia di Sassicaia ho una sensoristica di pressione, posizione, prossimità, temperatura che trasmette questi dati al mio gateway che parla con il mondo e arriva sul mio PC in tempo reale. Quindi tutti questi dati della mia flotta di camion, diciamo che fanno parte non dell'Internet of Things, ma fanno parte della Intranet of Things. Quindi non sono di pubblico dominio,
il mio concorrente non saprà mai che sto trasportando il sassicaia sul mio camion. Ma i dati di posizionamento del mio camion possono essere condivisi con altri operatori, perché per esempio la mia assicurazione del camion, la mia compagnia assicuratrice mi ha fatto un'assicurazione privilegiata perché mi ha installato un ricevitore satellitare che mi sa dire in tempo reale dove è il mio camion. E questo dato la compagnia assicuratrice lo fornisce anche a Google. Quindi bastano due posizionamenti satellitari in un tratto urbano per, interpolando questi dati, per capire la velocità media su quel tratto di strada. E quindi per questo su Google Maps abbiamo le strade gialle, le strade rosse e le strade verdi. Quindi perché con l'Internet of Things a questo punto il dato è reso disponibile anche a altre terze parti che ci costruiscono, analizzano il dato, come ho detto, quindi calcolano la velocità di questi due punti e capiscono quindi la velocità media e ci costruiscono la propria applicazione, quindi Google Maps, piuttosto che Waze, che prende in considerazione tanti altri aspetti che sono pubblici, perché noi con Waze rendiamo pubbliche per esempio le nostre abitudini di strada, o piuttosto che il lavoro in corso, piuttosto che l'incidente che noi andiamo a segnalare. Usate Waze? Okay. Quindi è l'evoluzione, diciamo, di Google. Vedevo l'occhio per dire boh, ma... Usatelo, perché è un Google Maps dinamico, nel senso che quando sono in strada c'è un incidente, o piuttosto che lavoro in corso, piuttosto che un cambio di senso unico, lo vado a segnalare io automaticamente e Waze distribuisce l'informazione. Quindi noi siamo in questa parabola qua, nella parabola della legge di Maria, che dice che le tecnologie che adesso magari le usano veramente in pochi, perché sono magari le aziende che hanno più disponibilità, che sono più innovative, però entro pochi anni, diciamo una decina d'anni, saranno utilizzati dall'intero pianeta. Questa è una legge che per tante cose l'abbiamo vista in pratica. Quindi l'IoT è un po' all'inizio di questo percorso della legge di Varian, però accelera perché non è ancora così forte. Perché non è ancora così forte il vettore, diciamo, della consumerizzazione. La consumerizzazione è quella cosa per cui io ieri ho fatto la videoconferenza con mia zia in Argentina, con Skype, poi arrivo qua come Next e non riesco a fare videoconferenza perché non abbiamo uno strumento di videoconferenza. Allora vado dall'IT manager e dico, oh, che cavolo, il mondo fa videoconferenza, dobbiamo farlo anche noi. Quindi il consumer spinge il business e dice, business, non puoi non avere questa tecnologia. Questo è la consumerizzazione. La consumerizzazione nell'IoT è ancora un pochettino indietro, per cui il frigorifero collegato col mondo è nice to have, anche se Beppe Grillo nel suo spettacolo su Netflix, che voi avete visto, sono sempre l'unico, ragazzi. Sempre l'unico. Ora, a prescindere dall'attivismo politico, a prescindere, però, vabbè. Però Beppe è uno che hanno usato il riscaldamento delle macchine di idrogeno, no? Quindi, e questo l'ha fatto 20 anni fa, alle tecnologie che poi. Lì ci sono altre questioni, insomma, però è sempre stato con il suo modo di fare scherzoso un po' il promotore di tecnologie che poi si sono distribuite, insomma.
il nello spettacolo fa vedere come il frigorifero parla col water. Per spiegare l'IoT, ho detto il frigorifero parla col water. Bene, perché il water contiene dei sensori che analizzano il prodotto e quindi dicono al frigorifero, caro mio, non ordinare più il taleggio perché il tasso di colesterolo nel prodotto che ho analizzato è molto alto. Quindi, l'esempio fa sorridere, ma è bello che faccia sorridere, perché così rimane in testa. Perché comunque le tecnologie per applicare, le tecnologie IoT si possono applicare a qualsiasi ciclo e sono già pervasive nella nostra vita, perché questo frigorifero di fatto esiste e costa 5.000 euro. Costa dollari. 5.000 euro. Infatti tra 5 anni costerà meno della metà e tra 5 anni noi percepiremo il valore aggiunto che ci dà questa cosa qua, perché adesso è un nice to have. Anche una cosa che non possiamo non avere, esatto, cioè più che entrare nella nostra vita come se fosse una cosa normale, è una cosa che non si diventa più smart, cioè sei fuori dal mondo, esatto, quindi è la consumerizzazione, questa cosa qua. E adesso averlo, vabbè, faccio il figo, scrivo un messaggino a mia moglie che appare sul 22 pollici di, ma anche no, quindi, ed è la stessa cosa della macchinetta del caffè della Cruz, chi ha Nespresso a casa, la macchinetta Cruz adesso è collegata all'Internet of Things, quindi io posso preparare il mio caffè dall'app, però il valore aggiunto mio qual è? Perché tanto devo essere lì davanti, mettere la cialda, mettere invece lato Nespresso, se sa cosa devo dire, quante cialde ho ancora nel mio magazzino, posso comprarle, le mie abitudini e stili di vita, quindi la Nespresso sa tutto di me, io non ho nessun valore, o almeno pochissimo valore. Sì, in termini di sicurezza si può fare qualcosa per la nostra diversità internet, cioè collegato al frigo magari no, collegato all'allarme non lo può attivare il mio sistema per avere l'allarme, cioè, assolutamente sì. Facendo un esempio, poi per qualsiasi cosa può essere una cosa negativa come una cosa positiva. Ma infatti l'aspetto della sicurezza è un po' in questo momento il tallone d'Achille dell'Internet of Things. Però diciamo che ci sono delle tecnologie che vengono applicate al mondo dell'IoT che la rendono sicuro. Quindi per esempio blockchain, la tecnologia blockchain che è alla base di Bitcoin, della moneta virtuale, se deve essere applicata anche al dato che viene ricevuto dal sensore, da qualsiasi tipo di sensore. Quindi con blockchain tu hai la certezza di dov'è il sensore, cosa ha prodotto e dove è stato memorizzato, con 7 livelli di protezione. E non solo residente sul server mio proprietario, ma con un sistema appunto a catena in tutto il mondo. Quindi io non posso in qualche modo in qualche modo interferire in un unico punto, non c'è un singolo poi confero, come si dice, solo in un unico punto, ma è un dato che è diffuso in tutto il mondo, è protetto in tutto il mondo. Quindi un ambito assicurativo che fa sembrare internet of Things. Assolutamente sì, ma già c'è. Perché l'esempio che ho fatto prima dell'auto è già un caso di successo. Quindi la General Tel, piuttosto che Opto Elettronica, che sono quelli che fanno gli oggetti satellitari da mettere nelle auto, hanno visto schizzare la loro quotazione perché prendono quel dato e lavorano con le compagnie assicuratrici piuttosto che altre terze parti che costruiscono applicazioni. Quindi la forza dell'IoT è questa, esattamente questa, quella di permettere a chiunque di prendere il proprio valore, si dice la propria catena di valore,
e inserirla in una catena di valore molto più ampia. Opto Electronics faceva questi scatolini satellitari e faceva tutto, li installava. Invece si è inventato di inserire in tutta la filiera della localizzazione, dando mille altre possibilità di servizio, ed è diventata una società assolutamente grande. Così ce ne sono di. Invece a livello di problemi sociali che si possono essere, stiamo facendo qualcosa. Se magari uno non riesce a stare a passo così, magari non riesce a stare dietro tutte queste innovazioni, sente un po' antiquato, quindi magari adesso va da generazione a generazione questo. Sì, questa differenza. Ma sì, allora c'è da dire che oramai millennial. Dopo il millennio, perché mio figlio ha 12 anni e si fa la sua ricerca sull'iPad, la trasferisce sul Mac e la stampa, piuttosto che va su Wikipedia, piuttosto che c'è. Oramai lo vedo navigare e non sono stato lì a fargli un corso come fare, forse gli ho fatto vedere una volta come navigare, dove navigare, cosa fare. Quindi, lo smartphone piuttosto che il tablet è ormai diventata una propaggine delle nostre abitudini e infatti a livello delle piccole e medie imprese italiane c'è questo passaggio che è il passaggio generazionale, quindi ci troviamo con magari il proprietario, il fondatore dell'azienda che ha magari 60 anni così, e il figlio che si è appena laureato, che è tecnologico, e quindi c'è questo passaggio. Io ho 50 anni. 50 anni con il mercato. Perché mi ha guardato, dire, 60 anni... Se una piccola media impresa non si innova sul mercato, comunque sul mercato è finito. Da un anno all'altro può... Sì. Se non si innova continuamente può diventare un problema. Guarda, il Rifkin, Jeremy Rifkin, che è un economista, che ha lavorato con soprattutto la Merkel in America, ha comunque detto anni fa che chi non inizia la trasformazione digitale in 10 anni non è più competitivo. E questo insomma, ce ne rendiamo conto, anche visitando le aziende qua sul territorio, chi non ha iniziato un percorso anche con poche cose, quindi anche solo con l'automatizzazione o informatizzazione del magazzino, è sparito. C'è un'azienda che fa mobili, ha iniziato questo percorso, è rimasta l'unica di 10 nel suo piccolo comprensorio. E anche con una grande barriera all'entrata con un sacco di finanziamenti per essere così tecnologico. Ma questo non è neanche così vero. Poi c'è un altro detto importante che è: il costo del non far niente è decisamente superiore rispetto a sbagliare. Non era proprio così, però sì, no, è sempre perché quindi poi non è detto che tu prendi la tua fabbrica e boom, la trasformi in fabbrica 4.0. Fai dei piccoli passaggi e peraltro c'è la possibilità di misurare subito il ritorno dell'investimento. Quindi, anzi, hai più variabili da controllare, più leve nelle tue mani per dire mi sto sbagliando, quindi l'informatizzazione ti dà la possibilità. Cioè. Quindi c'è una grande barriera d'ingresso per l'aspetto culturale. Sì. E, allora, quindi andando che prendete il posto finisco. Quindi arrivando a degli esempi come l'IoT entra nella nostra vita, di fatto, vediamo su una scarpa. Allora, la scarpa all'interno della quale ci possono essere dei sensori di pressione, di temperatura, di posizione, restituisce in tempo reale all'atleta come sto utilizzando la scarpina,
sulla app del suo smartphone. L'allenatore gestisce più atleti, quindi vede e riesce a impostare anche la correzione di un determinato gesto atletico. Piuttosto che io vado a correre la domenica mattina e so esattamente come faccio fuori, dove sono andato, eccetera, poi magari posso far parte di comunità, sono tante comunità, soprattutto con ciclisti, adesso Max che è uscito è un ciclista, mi ha fatto vedere delle comunità per cui vengono condivise prestazioni, anche non a livello agonistico, ma a livello amatoriale, percorsi, prestazioni. Prestazioni anche dell'attrezzo, della bicicletta, quindi sapere un sellino piuttosto che un pneumatico come incide nel... Quindi anche a livello di healthcare si sa come la risposta sul campo dell'attrezzo ci può aiutare nella costruzione di profit, insomma. Anche si sa se questo tipo di scarpa sulle strisce quando c'è umidità si scivola e allora la ricerca e sviluppo raccogliendo i dati deve ridisegnare la soletta per esempio, piuttosto che entrando in fabbrica o anzi immaginandoci i motociclisti, c'è una sindrome che si chiama sindrome del dito bianco, quando ci sono determinate situazioni di temperatura e di vibrazioni non arriva più il sangue all'alluce e fino ad arrivare all'amputazione. Questo per i motociclisti con la motocross, ma può essere anche in fabbrica, quindi il datore di lavoro deve stare attento a che i suoi operai non rientrino in queste condizioni che possono diventare assolutamente pericolose per la salute, insomma. Fino ad arrivare nel negozio dove l'oggetto ci parla, quindi ci dice dove è stato fatto, quando, se è veramente una Skechers, che sono questi qua, chi ha problemi di schiena, ve lo consiglio, non so perché. Però adesso no. Però io avevo, sono fantastico. E ci dice dove è fatta, ci fa vedere magari chi è il testimonia, ci permette anche di acquistarla, di vedere in altre colorazioni e di acquistarla, quindi. E poi la sensoristica ci aiuta anche sicuramente all'interno della logistica. Quindi andando, ecco, intanto vi siete agganciati anche voi, così poi dopo riprendo la prima parte. Andando su questo oggetto qua, che mi permette di introdurre il concetto di manutenzione predittiva poi in particolare, quindi un'applicazione dell'IoT sempre nella nostra vita. Quando noi andiamo al bar e prendiamo un caffè, stiamo attenti alla marca del caffè, no? E spesso poi se il caffè non è buono diciamo cavoli, non la indico, è un altro buono, una marca di caffè. Chicco d'oro, la Chicco d'oro al fine non mi piace. Quando invece in realtà quello che conta parecchio, oltre la bontà del caffè, è la gestione della macchina. Se la macchina del caffè è pulita, è ben mantenuta, se la qualità dell'acqua è buona, ci sono tanti aspetti che fanno sì che il caffè sia buono. Quindi la macchina del caffè è una piccola centrale e trasferisce a livello appunto centrale, come facevamo vedere prima con la scarpa che trasmette in giro, trasmette tanti dati, li trasmette al gestore del bar, che sa in tempo reale come sta funzionando la sua macchina, al costruttore delle macchine, perché sa in tempo reale se la pompa dell'acqua sta funzionando bene, la pressione è a posto, la pulizia è stata fatta, eccetera, e insomma a tutti gli attori dell'ecosistema, in modo tale che non ci sia un'influenza positiva tra marca del caffè e bar, gestore del bar. Qui abbiamo questa macchinetta che serve per scaldare
le brioche, che è connessa a internet grazie al cellulare che è lì sotto. E grazie a questo software, insomma, questo software va a prendere tutti i dati sensibili di questa macchina qua e li va a restituire al proprietario della pasticceria e al manutentore della macchina. Quindi adesso questa è la visione del questa visione della pasticceria. Quindi io riesco a vedere in tempo reale la macchina che adesso si è sconnessa. Quindi in tempo reale questa macchina va a comunicare con il software del cloud e io che sono il gestore della pasticceria che ha tanti forni perché a livello di location ne ho diversi, vado a vedere che funziona tutto e vado a vedere lo stato di funzionamento dei singoli fornetti. E per esempio vado a caricare il programma di preparazione del pane arabo, ok? Nel forno che è dislocato qua e il forno parte. Chiaramente stiamo parlando di, fate conto, della pasticceria o del forno dell'Esselunga, per esempio, che ha N forni e l'Esselunga ha N Esselunga sul territorio, quindi con un livello di complessità importante, no? E questa è la mia visione, quindi io che gestisco tutti i forni dell'Esselunga so in termini puntuali quanto il mio forno sta consumando e che programma è stato installato e a che livello di buon funzionamento è la macchina stessa. E la stessa, cioè almeno una visione simile, ecco, ce l'ha il manutentore di tutte le macchine. Voilà, vedete qua internet. Il manutentore di tutte le macchine, quindi non sono Esselunga, ma sono il manutentore di tutte queste macchine che sono Esselunga, Libra, ovunque, vedo tutte le macchine che sono in giro sul territorio, quindi la sensoristica di tutte le macchine nel mondo arrivano, vengono collezionate e i dati opportuni vengono mandati a me, i dati opportuni vengono mandati al team manager dell'Esselunga, piuttosto che a chi gestisce il forno della singola Esselunga. Quindi se per esempio apro qua, mi si accende quello, io vado a vederlo, adesso abbiamo messo Parma perché siamo reduci da un evento a Parma, e vedo quello che sta accadendo in tempo reale, quindi è stato caricato il programma pane arabo, e vado a vedere anche il livello di funzionamento della macchina. Cosa vuol dire? Qua introduco il concetto di manutenzione preventiva. Vuol dire che se questo sportellino, per esempio, è stato costruito per essere aperto e chiuso 10.000 volte, e questo è un dato tipico della macchina, che si chiama mean time between failure, quindi dice quante volte tu puoi fare quell'azione prima che lui si rompa. Questo come fanno a saperlo loro? Si mettono lì, fanno migliaia di aperture e chiusure e vedono che statisticamente alla decimillesima volta si rompe. Okay? Questo vale per qualsiasi oggetto che compone qualsiasi soluzione tecnologica.
però il manutentore sa anche che allora il mean time between failure di questo è 10.000, ma siamo arrivati a 5.000 e vedo che c'è un problema nell'apertura e quindi intervengo con il pezzo sostitutivo mirato, perché è esattamente quel pezzo che è inizio di elevazione. Quindi con l'IoT riusciamo a trasformare, seguitemi perché è un concetto complesso, riusciamo a trasformare l'oggetto ascensore in un servizio. Quindi io come Onex ho acquistato il servizio elevazione per 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. Questo cosa vuol dire? Che chi vende ascensori non vende più un oggetto che costa 1.000 euro, ma vende un servizio. E come fa a garantire questo servizio? Riesce a garantire il servizio perché l'ascensore, come fornetto, restituisce tutti i dati di funzionamento centralmente a chi propone il servizio, alla Schindler Lift, per esempio. E quindi centralmente si sa che i freni che dovrebbero rompersi alla decimillesima pinzata, alla cinquemillesima hanno un problema. E allora il manutentore, che come un ex non sa niente, il manutentore esce con già l'oggetto corretto, sostituisce i freni e se ne va. Come un ex non si accorge di niente. Quindi ha comprato un servizio che effettivamente è garantito per 7 su 7, 365 su 365. Ho citato Schindler, è un caso concreto. Schindler fa esattamente questo. Con il cloud Azure di Microsoft e con diverse sensoristiche. Quindi il titolo di questo laboratorio è come l'IoT è già nella nostra vita, è nella nostra vita, perché è nella macchinetta del caffè, è nella macchinetta del caffè a casa, è nel frigorifero, è nella scarpa, è nell'orologio, è nel wearable, è negli occhiali, che non siano smart. Quindi l'ultimo aspetto per loro che hanno iniziato con noi, li prendiamo dall'inizio, l'IoT quando entra in industria si chiama Industrial IoT. Chi ha mai sentito parlare di Industry 4.0? Uno di moda. Di moda, ma cosa sia non lo so, nelle riunioni si fa dobbiamo fare l'industria 4.0, ma siamo ancora arrivati alla 2, però sì, siamo già alla 4. È esattamente così, esattamente così, tant'è che un'azienda qua del territorio che l'avevo incontrato appunto ci ha detto ma come facciamo a entrare nel mondo dell'industria 4.0? Basta attaccare il modem al PLC della macchina. Sembra una battuta, ma sì, poi dici ma no, industria 4.0 è un mondo. Allora, non lo affrontiamo sicuramente qua, però fate conto che quando l'IoT entra nella linea di produzione, ecco, è una delle nove tecnologie abilitanti l'industria 4.0. Quindi ce ne sono nove, la robotica, ce ne sono nove. L'IoT è una di queste cose. Ecco, allora, ritorno all'inizio per riagganciare l'altro gruppo. Quindi non so se voi avete domande, approfondimenti e poi mi riaggancio con l'unica domanda che facevo è... Cioè, quando arriva una nuova tecnologia, il primo pezzo è i costi sono troppo alti. Okay, cioè, i primi telefoni satellitari costavano troppo. I telefoni costavano troppo nel momento in cui si è arrivati a un livello di prezzo, che vabbè, se riesco a buttarlo sul ce l'hai tu, costa una barcata di soldi, ma è una figata, come era lo smartphone, il primo smartphone. Adesso, a livello di Internet of Course, perché il frigorifero, ne ho sentito parlare un po' di anni fa, però non ha avuto grandissimo successo.
e invece adesso i prezzi sono a livello che possono entrare o bisogna aspettare ancora, perché devono scendere ancora di più? Assolutamente sì, i prezzi stanno crollando, come crollato il prezzo dello smartphone, quindi dal punto di vista hardware stiamo veramente... Un sensore da mettere una scarpa, ma non incide più sul costo della scarpa. Inizia a non essere più sensibile. Incomincia, cioè non è ancora arrivato per il... No, però qua si parla di mesi. Si parla di mesi, cioè da Next4Things è nata un anno e mezzo fa. Caspita, un gateway Sigfox costava magari 600 euro. Adesso può 100 euro. Un sensore con a bordo l'antennina costava 150 euro e quindi per ogni scatola del camion dovevi pensare di mettere all'analisi di erba, adesso magari costa 30 euro, quindi inizia a diventare abbastanza pervasiva. Non ci ho parlato sopra nel video della localizzazione anche indoor con quel prodotto americano, che va bene anche per il parrucchiere, per negozio di borse, cioè quello è un kit che costa una stupidata e ti costruisci da solo una tua applicazione. Sei mesi fa un beacon costava 35 dollari, uno solo. Quindi, allora, iniziano a esserci gli applicativi e questi iniziano a essere sempre più diffusi, tipo segno di quello che abbiamo visto prima. L'hardware inizia a costare meno, si va sempre di più sull'open source, anche Google sta spingendo molto questo concetto di open source con delle librerie aperte clamorose, un device Android si trova a poche centinaia di euro, quindi si inizia, si comincia. E il costo delle reti, perché uno che si collega con le reti lì, quanto paga? Ci sono diversi tipi di abbonamenti a messaggi, per cui come gli sms e i minuti della telefonia normale, quindi vanno proprio a quantità di informazioni che vengono trasferite, quindi l'ora va bene per situazioni più statiche, per esempio in stabilimenti, invece Sigfox va bene per situazioni nomadiche dove magari il camion lo vai a controllare una volta al minuto, ecco. Quindi ti prendi un abbonamento di pochi bit all'ora, ecco. Comunque c'è tutto hanno tutti gli operatori insomma dei prezzi, accessibili, sì, iniziano a diventare abbastanza accessibili, sì. E abbastanza capillari, sì. Ecco. Grazie. Allora, conferenza di Alex Curti alla Comunext. Saluto. Si chiamerà medium, no? Capito, c'è un po' di esercizio, perché qual è il medium? È un parametro indicativo per cui a quel livello si utilizzare dei database rispetto ad altri. Perché ci sono macchine che iniziano a produrre quantità di dati incredibili e non si è più in grado di gestirli se non con dei database particolari. Per cui se vi immaginate un volo da Milano a Londra, l'aereo genera quella quantità di dati necessari per qualificarli come big data. Per cui su un volo solo, per cui quando un comandante aumenta la velocità, passa il flap, si alza, vengono prodotti dei dati che vengono archiviati su un hard disk all'interno dell'aereo. E pensate a una compagnia aerea che ha magari 100 aerei in volo contemporaneamente, deve recuperare tutte queste informazioni e poi rielaborarle per capire se c'è un problema su un aereo, se un pilota si è comportato bene, quindi deve essere in grado di ottenere da questa massa di dati delle informazioni che poi permettano di ottenere delle informazioni. La stessa cosa da un supermercato, per cui l'Esselunga lungo di Ambrosoli in una giornata di lavoro produce quella quantità di dati, per cui gli scontrini,
piuttosto che le fidati, piuttosto che le registrazioni delle persone che entrano, i parcheggi, producono quella quantità di dati, così come una linea produttiva all'interno di una fabbrica. È interessante notare che cosa succede poi su internet in 30 secondi, perché se pensiamo alla quantità di dati che viene realizzata, prodotta da internet, anch'essa è incredibilmente alta, per cui in 30 secondi si producono 171.000 tweet, ci sono 1.500.000 like su Facebook, vengono inviate 100 milioni di mail, quindi in 30 secondi di internet si crea già una quantità di dati che supera quei 100 tera, quindi si creano tantissimi archivi di dati che poi devono essere elaborati per ottenere delle informazioni, ma non è solo la quantità di dati che qualifica i big data come tali, devono essere rispettate 5B, quindi abbiamo visto il volume, quindi la quantità dei dati, la velocità è un altro elemento, per cui pensando sempre all'aereo, l'aereo continua a generare informazioni mentre dati, anzi mentre vola, per cui cambiamenti di quota, aumenti di velocità, piuttosto che planate, modifiche di rotta, e queste informazioni vengono continuamente prodotte, sono poi informazioni diverse, non sempre la stessa, quindi non è solo la velocità, è velocità, altezza, piuttosto che modifiche di assetto, temperatura, quindi dati che hanno una varietà molto alta e poi dati che rispettano la realtà, per cui aumenti di velocità devono essere quegli aumenti, non possono essere valori inventati, aumenti di quota devono essere quelli, devono essere verificati, e da ultimo questi dati devono essere in grado di creare valore, quindi inutile analizzare qualcosa che non mi interessa, devono essere dati che portano dei benefici. Ma solo economici a livello commerciale o? Di tutti i tipi. O anche valore non solo economico. Percepito da chi ne utilizza. Per cui se passiamo allo smart city, delle informazioni che provengono da quello che succede nella città. Se pensiamo a un argomento particolare di internet, come i social, questi sono i dati migliori dal punto di vista delle 5B che abbiamo visto prima, per cui c'è una massa di dati incredibile, molto diversificata, testo, suoni, filmati, immagini, e analizzando quell'hashtag I feel good, che è un po' il tema dell'evento, escono tantissimi contenuti e noi dobbiamo essere in grado di filtrare questi dati per ottenere delle informazioni, riuscire ad arrivare ad avere quello che effettivamente ci interessa, quindi dall'analisi di quello che avviene nel clima e nell'ambiente ottenere un'informazione puntuale rispetto a questa massa di dati che invece non ci interessa. Ed ecco che noi siamo in grado, attraverso l'applicazione di algoritmi particolare, di creare delle rappresentazioni grafiche di tutti questi massi di dati, quindi analisi nello spazio, rappresentazioni di trend, analisi concettuali tra argomenti diversi, fino ad arrivare alla capacità di capire come si sta parlando di un certo argomento, quindi se se ne sta parlando bene o male, e predire il futuro rispetto a certi partner, per cui se quel fenomeno si ripete nel tempo, noi sappiamo che la riproduzione di quel fenomeno alla fine sarà sempre la stessa, quindi possiamo dire se si ripetono quelle condizioni, il fenomeno sarà identico. Per cui cosa abbiamo fatto? Abbiamo provato a vedere che cosa succede attorno a questi quattro temi, che sono quelli della giornata dell'innovazione: ambiente, clima, salute e benessere e alimentazione. Non so se avete mai visto un sistema di analisi dei social, quindi si chiamano social analytics. Cosa fanno questi social analytics? Prendono tutte le informazioni prodotte dai social network, analizzano questi dati e cercano di estrarre informazioni rilevanti per chiunque, per chi è interessato a un tema specifico, piuttosto che a un'azienda, piuttosto che a un privato. In questo caso, come vi dicevo, abbiamo analizzato quattro temi, che sono ambiente, clima, alimentazione, salute e benessere,
per circa una settimana e abbiamo trovato 23.000 contenuti, quindi quantità rilevanti di dati che devono essere analizzati, prodotti da 9.500 utenti. Ma scusi, in che contesto? Cioè a Como? In tutta Italia, nel mondo? Qual è il riferimento? Nel contesto dell'argomento, per cui ambiente è definito dalla parola chiave ambiente, sì, dall'hashtag ambiente, quindi cancelletto ambiente, e attorno a questo si crea una discussione fatta di tweet, di foto, su tutto Facebook, su tutto Instagram, su tutto Twitter, su tutto Facebook in generale. In generale, senso di discussione. Quindi questi sono gli andamenti dei vari temi nel tempo da martedì 23 a oggi, sì, con la riproduzione temporale della quantità con cui si è